Allora, oggi ci divertiamo. Oggi ci divertiamo. Finalmente un programma dove mi diverto. Tutte le volte che viene un ospite da noi dico sempre: divertitevi, lasciatevi andare, fate come se foste a casa vostra, anzi ad una festa. Bene. Quindi sei venuta qui per divertirti, sì, e per divertire ovviamente il nostro pubblico a casa. Anche con una mission, però poi la sveliamo in corso d'opera. Allora, dovete sapere che la nostra Veronica non è qui in questo tutorial a caso, perché pensate che detiene da ben 2 anni, esatto, il titolo di Miss Piede d'Oro! Guarda! Beh, è una cosa, un concorso che ho scoperto per caso dai social. Perché sai, in trasmissione ti capita di togliere una scarpa, ballare, fare una cosa. Non sia mai! Non sia mai! Poi negli anni ho scoperto che c'era un archivio di tutte le tue foto, tutte queste piedi, cose, che c'era un concorso vinto, sì, in precedenza da altre, e adesso sono 2 anni che lo vinco io. Però se vuoi ti sfido. No, guarda, meglio di no, perché io il piedino piccolo, piccolo, così. Look, l'outfit della nostra Veronica, da favola o da incubo? Lei è bellissima, mi fa molto piacere che sia anche ben vestita, quindi grazie, da favola. Grazie, grazie, grazie. Qualcuno dice che con l'ero non si sbaglia mai. Hai ragione, hai ragione. Allora, cara Veronica, io ho saputo una curiosità dalla nostra redazione, cioè che tu viaggi in macchina sempre con una borsa con il cambio. Quindi sei un po' una Wonder Woman. Quindi ho imparato a truccarmi da sola, a prepararmi da sola, a infilarmi in scarpa sola, l'outfit e via. Perfetto, ti ho fatto questa domanda perché, sì, devi sapere che la nostra Nenella ci insegna ormai da più di un anno a, come dire, Francesco, Riccardo. No, ma mica li chiamo col doppio nome. E come li chiami? Riccardo, Teddy, Katia. Poi vabbè, Katia ha inventato i nomignoli un po' per tutti, la tipo, piccolina. Tipo, beh, Katia e Catù, la mamma Mammula, Bianca... Salagabina. No, Bianca niente. Bella, bella questa. No, non lo dire, non lo dire. Fate, follia. Bella, follia. Mica Bianca. Dove tu hai fatto? Aspetta, no, ma guarda che io sono dalla tua, okay, dove tu, nella quale tu hai mostrato il tuo talento e non solo, nel senso che c'è stato un episodio, sì, particolare. Vediamo questo estratto, ovviamente non vediamo l'episodio, un estratto da Tale Quale Show. Le scarpe indietro? No, 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 aspetta, quello è il tuo camerino, l'ora, devi cambiarti perché dopo tu avrai bisogno del consiglio di, okay, Nenella e soprattutto del Principe Azzurro. Oh, oh, ma che meraviglia! Eccomi qua. Allora, Veronica, posso sei stare proprio bassa bassa. Sei bellissima. Ma meno male, meno male. Oh, ecco. Sei bellissima. Oh. Bianca Guaccero in gara. Sono come me. Vedi che i miei sono aggranchiati? No, sono bellissimi. Sono schiacciati anche dalle scarpe. Allora, anche uno smalto bellissimo. È arrivato il momento di trovare la scarpa giusta. Per questo tuo secondo outfit, cara la nostra Veronica Maia. Mi è venuta anche la voce impostata, non so perché. Con il supporto non solo della nostra Nenella, ma anche e soprattutto di lui, del fake, del Principe Azzurro. Lei deve scegliere una scarpa, principessa. Voglio questa. Ma non è detto che sia il numero giusto, è quella che secondo lei si adatta di più al suo look. Lei voglio è sicura? Questa. È sicura? Sì. Va bene, io la prendo, la porto, prego, si accomodi. Mettetevi tutti così, con le mani davanti. Fermate tutto!